Grazie di essere venuti, grazie alla Regione della collaborazione preziosa e molto buona che da anni riusciamo a mantenere, nonostante le difficoltà che ognuno di noi ha. Diciamo, il lavoro fatto nel settore delle malattie rare, dopo 30 anni di attività da parte mia, è il settore che mi ha dato più soddisfazione in assoluto. È il settore veramente dove c'è una rete larghissima, una collaborazione, non si dice mai ottimale, perché ottimale non va detto, ma direi molto molto significativa. E dentro il sito c'è la possibilità di entrare e andare a vedere dei dati statistici, ma sono dati freddi. Quello che è importante è che chi vuole, e anzi chiediamo sempre di più ai professionisti, alle associazioni, di mettersi in contatto con noi e di chiedere i dati, di fare proposte, di proporre protocolli di studio, di approfondimento. I dati ce ne sono solo una parte di quelli che servono, però si possono recuperare altre informazioni, fare degli studi. Certo, ci vogliono le risorse e, come diceva Cecilia, è molto negativo che ci sia un piano nazionale non supportato da risorse, però cerchiamo anche di vedere l'Europa, cerchiamo di vedere tutte le risorse disponibili che ci consentiranno di fare le attività che vogliamo. Il paese deve capire, se vuole svoltare, deve capire che ci sono delle attività che vanno finanziate dal basso, perché la ricerca e le attività pubbliche non sono sostituibili da quelle private. Sono cose diverse e non sono sostituibili da cose applicate, perché le attività di base devono essere libere, devono essere consentite liberamente a chi le fa e a chi ne usufruisce, perché non tutto può essere orientato in termini di finalizzato. E quello che vediamo, possiamo vedere, sono informazioni, alcune informazioni interessanti come la visualizzazione di dati statistici, che è la prima cosa che possiamo vedere. Ad esempio, interessante è in questi casi che noi abbiamo aerei, perché ora il sito è praticamente, si può andare dentro e vedere i dati in tempo reale a qualche ora prima, insomma. E quindi abbiamo lo spaccato che fa vedere che ci sono più di 11.000 casi tra 0 e 19 anni. E poi però ci sono anche soggetti che vengono identificati e vengono seguiti anche in età molto avanzata, che quindi non erano conosciuti prima. Quindi le malattie rare veramente colpiscono tutta la popolazione. E addirittura abbiamo 33 casi individuati in epoca prenatale, quindi abbiamo anche malattie rare, queste sono malformazioni, che sono individuabili prima addirittura della nascita. Quindi effettivamente dall'età intrauterina fino a quando lasciamo questa vita, queste malattie, che sono tantissime e molto diverse tra loro, ci accompagnano. E possiamo andare a vedere tante informazioni, possiamo entrare dentro e vedere quali sono i presidi che hanno fornito le informazioni. Quindi del presidio abbiamo la casistica per presidio e possiamo vedere una cosa interessante. Per esempio, questo è un esempio sulla SLA, che sono stati registrati in questi anni, in un lungo periodo ormai, un decennio, oltre 1.000 casi, 1.022 casi di SLA, quindi una malattia estremamente complessa, dolorosa, che richiama sofferenze, che richiede risorse e che non è poi tanto rara. Quindi vediamo anche che ha impegnato praticamente molti centri di tutta la Toscana. E vediamo che vengono dal centro Toscana, dall'area vasta del nord, dall'area vasta del sud, ma vengono anche molti da fuori. Ci sono anche un 10%
extra regione toscana di cui ci facciamo carico. E la cosa straordinaria sono il numero di professionisti che partecipano a questa rete, 211 persone che da un punto di vista di impegno personale, che non è sempre oneroso perché le malattie non sono così frequenti, ma per alcune malattie non sono neanche così rare, inseriscono dati e tengono aggiornato il sito. Le malattie inserite fino ad oggi sono 492, di cui 389 del DM 279 del 2001, 76 neuropatologie e 27 patologie non esenti. I presidi impegnati sono presidi, insomma, servizi, reparti, sono 198 in tutta la Toscana, sono più di 36.000 casi, a questo punto sono 36.000, 21 casi che abbiamo dentro, è un patrimonio enorme, ecco perché dicevo chi ha idee di cosa fare le usi questi dati, non sono nostri dati, usi questi dati, usiamoli al meglio. I dati sono in crescita, il sistema nervoso e gli organi di senso sono il gruppo di malattie rare più numeroso con 34%, poi seguono le endocrine, nutrizione e metabolismo, questi sono solo grandi gruppi, e si arriva a malattie più rare come le condizioni morbose di origine perinatale, e che però sono rare, ma non per questo meno interessanti. Sarebbe una contraddizione nei termini se noi ci occupiamo di malattie rare e diamo più importanza a quelle che sono più frequenti. Quindi molte dal punto di vista di ricerca sono importantissime. E della cura del paziente. E qui ci sono il numero di malattie presidio per presidio, non c'è tempo, non c'è per andare a... e ci sono gli enti che hanno ovviamente segnalato più casi, si parte da Careggio con più di 10.000 casi, l'azienda di Pisa quasi 10.000, Siena 7.000 e poi significativi tutti i contributi che vedete vengono un po' da tutta la Toscana. E questo, come dicevo, è per far vedere che nel complesso delle malattie rare il gruppo più importante è extra regione, cioè il gruppo a questo punto più importante di malattie rare dal punto di vista numerico sono quelli che non sono residenti in Toscana, più di quasi 12.000 casi. E questo è un dato significativo da tutti i punti di vista, dal punto di vista dell'impegno per le strutture, dal punto di vista dell'impegno per la pianificazione e anche dei costi. E quindi anche su questo una pensata bisogna farla, perché quest'Italia, noi ci facciamo carico del fatto che ci sono delle regioni che evidentemente non sono all'altezza, non sono in grado, in condizione, questo ci dispiace moltissimo, perché l'Italia delle regioni dovrebbe essere un'Italia, non dico completamente omogenea, ma nemmeno che mostra le differenze, che purtroppo sono differenze in via di espansione. E si possono vedere, quello che mi premeva è gli obiettivi che abbiamo, è il miglioramento della qualità dei dati, anche grazie al linkage con gli altri archivi, la mortalità, le esenzioni, i ricoveri ospedalieri, la scheda, il certificato di assistenza al parto, le prescrizioni farmaceutiche, sono tutti i flussi informativi che abbiamo, la regione ha a disposizione, poi però nei fatti quando andiamo a cercare di linkarli fra loro non è così banale, però ci stiamo lavorando e pensiamo di aver trovato anche le soluzioni per riuscire a fare quel salto di qualità che ci farebbe diventare il registro sicuramente più avanzato d'Italia. Oggi ci sono alcuni registri che sono molto buoni, il nostro è fra quelli, c'è qualche registro che rispetto a noi magari è più indietro su alcune attività, però riesce a linkare i dati, noi su questo ci metteremo al passo e saremo sicuramente al top fra i registri regionali. C'è il problema della definizione e realizzazione di studi clinici, fenotipo, genotipo, che sono importanti, trials, ci vogliono i soldi per fare questi studi, non si fanno senza risorse, se no ci si fanno il libro dei sogni, però su questo bisogna fare fundraising per cominciare a pensare anche come attivare risorse che non possiamo pensare come nel passato, che vengono sempre e comunque dai filoni pubblici tradizionali.
C'è una creazione di registri per singola patologia, c'è una grande richiesta per singola patologia di creare dei sottoregistri o dei mini registri o delle raccolte particolari molto più ampie di quelle che sono invece oggetto del nostro registro. Noi diamo tutta la disponibilità e diamo tutto l'appoggio tecnico-scientifico per fare questi registri, con una nota d'attenzione che è quella che ci devono essere delle motivazioni forti, ci devono essere dei protocolli, perché altrimenti non ha senso fare una proliferazione di registri. Se ci sono motivazioni forti dal punto di vista specialmente della ricerca, dell'innovazione di cure, allora si può procedere anche a dei registri o sottoregistri molto particolari. Veniva accennato che gli obiettivi futuri sono una piattaforma. E una piattaforma cosa è? È uno strumento che connette e quindi è un'evoluzione della rete. La rete è già buona, la rete connette, ma la piattaforma connette persone, professionisti, attività. La piattaforma è qualcosa di più, perché connette sistematicamente dati e informazioni non raccolti solo attraverso il flusso del registro, ma raccolti dalle biobanche, dagli altri sistemi informativi, dai malati e dalle loro associazioni. Cioè, se noi riusciamo a mettere insieme tutti questi dati e metadati e farli dialogare, confluire e dialogare dentro una piattaforma informatica e per la comunicazione, un ICT avanzata, noi facciamo un salto notevole. Non è una pensata nostra, è una cosa che sta andando avanti in Europa, ma noi su questo siamo abbastanza avanti. Quindi ottimizzare e standardizzare un basamento informativo multisorgente a scopi di ricerca di sanità pubblica. E il contesto qual è? C'è il contesto europeo, questo per esempio è un progetto, EpiRare, al quale noi abbiamo partecipato, era coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità, noi avevamo il coordinamento di un working package probabilmente più importante, perché era quello che andava a vedere cosa succede in Europa nei registri. E in Europa abbiamo fatto un survey per vedere tutti i registri europei, quindi sono stati presi un campione di registri europei per vedere che tipo di registri sono, che registri ci sono in Europa, e abbiamo fatto un'analisi di clusterizzazione, cioè abbiamo preso una serie di informazioni su questi registri e li abbiamo lasciati liberi di andare a sistemarsi sulla base di omogeneità che tra loro, non gli abbiamo detto noi come erano, ma abbiamo chiesto al sistema di vedere se si clusterizzavano, e sono venuti fuori tre cluster principali di tipo di registri. Ci sono dei registri che sono registri molto orientati al trattamento, ci sono dei registri che sono molto orientati alla public health, molto epidemiologici, molto per di sanità pubblica, e ci sono dei registri molto clinici o di genetica e di ricerca, specialmente in genetica, che sono i più numerosi. Ecco, questi registri non sono la stessa cosa, sono dei registri molto diversi. Alcune patologie hanno un registro di un certo tipo ma non lo hanno un altro. Noi stiamo cercando di trovare un nucleo comune fra questi registri, perché ci sia un registro unico, cioè una tipologia di registro che almeno ha un nocciolo di informazioni e di attività che sono comuni a tutti i registri. E quindi per questo occorre rafforzare, le azioni prioritarie sono rafforzare la rete e il registro delle malattie rare, integrare i flussi, come dicevo, informativi, creare un sistema regionale di biobanche per le malattie rare, che in Toscana c'è già, ci sono già molte biobanche molto avanzate, con attività molto avanzate, si tratta di metterle in connessione con queste altre informazioni. Assicurare la connessione sistematica con malati e associazioni, c'è già, ma non c'è la parola sistematica. La sistematica significa qualcosa di più, che va sistematizzato questo flusso e questa attività, e connettersi in modo strutturato con esperienze nazionali come il Registro Nazionale Malattie Rare, altri registri regionali con le quali intratteniamo ottimi rapporti di collaborazione,
e internazionali come progetti grossi, importanti come Real Disease Connect o il nuovo progetto Ignorare, che è appunto un progetto per la piattaforma, cioè l'Europa sta andando in questa direzione, ma sta andandoci su una dimensione territoriale molto più complessa di quella che può essere una regione. Quindi un prototipo regionale può essere più avanzato, può far più presto a fornire delle informazioni che poi diventano di grande interesse per l'Europa. Cioè l'Europa si muove in questa direzione, ma è una macchina lenta, perché evidentemente mettere in sintonia paesi diversi, registri diversi, situazioni diverse è molto più complesso che non fare un'esperienza a livello regionale. Secondo noi la regione toscana può rappresentare su questo una sperimentazione importante, e spero che questa cosa, con uno schema di questo tipo, appunto una piattaforma toscana dei registri per le malattie rare, per la ricerca sulle malattie rare, in cui entrano dentro tutte queste diverse fonti informative, e poi vanno a chi vanno queste fonti, ma è uno strumento per i professionisti, per gli operatori della sanità pubblica, per gli amministratori, per i ricercatori, per i malati, le famiglie, per le associazioni. C'è un grandissimo interesse soprattutto negli Stati Uniti, l'industria, specialmente Big Pharma, ha capito che se ci sono informazioni sia genetiche, sia epidemiologiche, sia cliniche sul paziente, quella è la chiave di volta per fare informazioni. Ci si stanno attrezzando tutto il sistema assicurativo, ci sono interessi in gioco enormi. Se noi questa macchina la gestiamo in qualche modo, la teniamo in mano pubblica, possiamo anche poi ricavare da questo sistema delle risorse. Se la diamo fuori, evidentemente non controlliamo più neanche dal punto di vista poi della etica, perché si sta parlando anche di cose su cui l'etica non è un aggregato o un qualcosa o una ciliegina, ma è il primo punto su cui mettere all'ordine del giorno. Quindi io ringrazio tutti quelli che hanno collaborato, il gruppo nostro, il gruppo della regione, e spero che si possa andare avanti su questa linea, e vi ringrazio tutti voi.